mazzo di carte da poker, cuori, quadri, fiori, picche. Si chiama il gioco del poker. Nel gioco del poker non esiste solamente il poker. Nel gioco del poker esiste la coppia, la doppia coppia, il tris, il full, il colore, la scala reale, che è il punteggio più alto che si possa avere nel gioco del poker. Ma questo non si chiama il gioco della scala reale, si chiama il gioco del poker, perché nonostante esistano anche altri punteggi, anche più alti, quello che sogna sempre un vero pokerista, un vero giocatore di poker, è fare un poker. Quattro carte, tutte quante uguali. È l'emozione che si prova nel sfogliare le carte e scoprire che hai 1, 2, 3, 4 carte uguali. 4 7, 4 9, 4 assi, non importa. 1, 2, 3, 4 carte. Chiedo a te di dirmi stop quando vuoi. Stop. E io mi fermo proprio nel punto in cui te mi hai indicato di fermarmi. Ora, la stessa cosa chiedo anche al mio secondo spettatore. Quando mi vuoi dire stop, io mi fermo. Stop. E anche in questo caso io mi fermo esattamente dove mi è stato chiesto di fermarmi. Scorro le carte lentamente e a un momento qualsiasi tu puoi dirmi stop. So che potresti Stop. dirmelo all'inizio o potrei ancora scorrere le carte, ma questo è proprio il punto in cui tu mi hai indicato di fermarmi. C'è qualcosa, un'energia, un'intuizione e solo in quel punto io mi fermo. Ancora una volta un altro spettatore, anche se questi spettatori hanno tutti quanti la voce molto simile, io chiedo di dirmi stop in un punto qualsiasi. Stop. E in questo punto, quale delle due? Questa? Sì. In questo punto io mi fermo e abbandono la carta sul tavolo. Avevamo tante carte a disposizione, poteva essere presa una qualsiasi di queste carte, ma in questo caso la prima carta in cui mi sono fermato era una donna russa di cuori. La donna di cuori non è una carta qualsiasi, innanzitutto è una figura. E una figura è già qualcosa di importante, ma per di più è anche una carta rossa e non solo. Una carta di cuori. Potrebbe essere un caso, potrebbe non esserlo. Se io ora avessi quattro carte tutte quante uguali, andiamo a vedere, guarda, in questo caso io ho una donna di cuori e un sette di cuori. C'è una certa coincidenza, cuori, cuori. Più abbiamo il 2 e in più abbiamo ancora una volta una donna. Una serie di carte che possono sembrare così casuali, ma che possono invece, guardandole da un'altra angolazione, avere una certa affinità tra di loro. Ma la cosa incredibile, e non è le quattro carte che sono state scelte, la cosa incredibile è che queste carte si trasformano in un poker d'assi. 1, 2, 3, 4 assi. Un poker all'improvviso. Questa è la spiegazione del gioco del poker all'improvviso. Inizia il gioco mettendo 4 assi all'inizio del mazzo. Quindi hai un normale mazzo di carte, 4 assi sin dall'inizio all'insaputa degli spettatori li poni così in cima al mazzo. Puoi iniziare il gioco facendo un falso miscuglio. Un miscuglio che in realtà è parzialmente vero, ma quello che succede è che le 4 carte che si trovano in cima al mazzo rimangono sempre comunque i 4 assi. Quindi puoi mischiare anche in altri modi. L'importante è che ottieni che i quattro assi sono e rimangono così in cima al mazzo. Scorri le carte e fai scegliere le carte. Fai scegliere a uno spettatore, a più spettatori, quattro carte. Mentre scorri ti fai fermare e ottieni quattro carte. Quando rimetti le carte a posto, tieni le carte in questo modo e metti in break quattro carte. Come si fa? Qui hai 4 carte, conti 1, 2, 3, 4. A questo punto qui inserisci la porzione del mignolo e queste carte sono sollevate rispetto alle altre, sollevate così sopra il mignolo e quindi queste 4 carte si mettono in break sopra il mignolo della mano sinistra che tiene il mazzo in posizione di servizio, che è questa, pollice, indice e le altre dita così lungo i lati lunghi del mazzo. Ora, a questo punto tu prendi tutte le carte e le appoggi sopra al break, inumidisci le dita. Prendi il mazzo in questo modo con la mano destra, prendi la prima carta e la lasci cadere. Dici ok, abbiamo un 10, prendi la seconda carta, la lasci cadere, prendi la terza carta, questa qua, prendi la terza carta e la lasci cadere. Ora la quarta carta, dietro alla quale ci sono tutte le altre carte, la prendi e la appoggi sopra il mazzo. E dici ok, abbiamo scelto un asso e tre carte. A questo punto queste tre carte sono i 3 assi.
E qui abbiamo un altro asso in cima. Prendo le tre carte che gli spettatori, sono tre assi, ma gli spettatori credo siano le tre carte che sono state scelte, le appoggio sul tavolo, prendo la restante quarta carta e la metto sopra le altre. Nel frattempo prendo la prima carta, la sposto e la metto in break. E appaio così la carta con la carta sotto in break, che è un asso. Vado così con la mano destra sotto e con l'indice prendo qui dove è il pollice. Così facendo rigiro le carte, appoggio questa carta sopra che è doppia, lascio un po' l'asso e faccio vedere qui le carte si sono trasformate in quattro assi. Rivediamo tutto il gioco velocemente da capo. Allora, hai quattro assi in cima al mazzo. Puoi fare un falso miscuglio, dopodiché ti fai fermare e scegliere quattro carte. Stop, abbiamo 1, 2, 3 e 4 carte. Ricordiamo che in cima al mazzo abbiamo i quattro assi all'insaputa degli spettatori. Prendi il mazzo, lo allarghi un po' e metti le quattro carte in break, posizione del mignolo in questo modo. Prendi le carte, le appagli e le metti in cima. E fai vedere, inumidisci le dita a questo punto del gioco perché devi prendere le carte per bene. E prendi la prima carta, che è una donna, poi una seconda carta e la terza carta la lasci cadere. Sotto questa carta abbiamo tutti gli assi all'insaputa degli spettatori. Prendi il tutto e l'appoggi qua sopra il tavolo, appoggi la prima carta in cima e tre assi li metti qui davanti. Riprendi il 4, nel frattempo metti in break questo che è il quarto asso e l'appoggi sopra, appagli bene e togli. Guarda, ti tiri in avanti e prendi la carta in questo modo. Quindi ti tiri in avanti queste carte che sono due, prendi la carta in questo modo. Con l'indice devi essere pronto a fare questo movimento, però vai sotto, raccogli le carte, giri. Appena rigiri le carte, vai subito in automatico qua sopra e subito lasci cadere e fai vedere che le quattro carte si sono trasformate in quattro assi. Questa è la spiegazione del gioco, un poker all'improvviso.